Pirati informatici cinesi sono riusciti a entrare nella rete del Vaticano, lo rivela il New York Times. Pechino non ci sta e replica: fornite le prove. Filippo Golia. Uno degli attacchi informatici sarebbe stato nascosto dentro un documento ufficiale dall'apparenza innocua, una lettera della Segreteria di Stato Vaticana con le condoglianze del Santo Padre per la morte di un arcivescovo, destinatario la missione di studio cattolica di Hong Kong. E proprio la missione di studio, presieduta da Monsignor Corona Herrera, incaricata di tenere i contatti con la diocesi locale, sarebbe al centro dell'attività di spionaggio condotta da un gruppo di hacker presumibilmente guidati dal governo cinese e svelata da una compagnia privata di intelligence statunitense, la Recorded Future. Obiettivo degli attacchi: ottenere informazioni su come il Vaticano intenda affrontare il rinnovo dell'accordo preliminare con Pechino del 2018, in cui si tratta il tema spinoso del sistema di nomina dei nuovi vescovi in Cina. Sarebbe la prima volta che Pechino viene colta sul fatto a spiare, tramite cyberattacchi, il Vaticano, e le rivelazioni di Recorded Future arrivano in un momento in cui anche le tensioni fra Stati Uniti e Cina sono a livello più alto. La Santa Sede non ha voluto commentare e per ora sembra intenzionata a portare avanti i negoziati previsti. Ripartono i test di ammissione all'università, la fiera di Roma, nel rispetto delle norme anti-Covid.